Mi pare che abbiamo già gli ospiti collegati, Simone. Eccoli, Giuseppe Spinelli, buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno. Grazie. La professoressa Maria Ballarin, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professoressa. Buongiorno Se a voi. dopo la pausa, durante la pausa pubblicitaria mi metti il telefono in orizzontale così la vedo a schermo pieno. Ecco, la facciamo in diretta. Perfetto, grazie professoressa. Ho la professoressa Rossella Donorascenzi, buongiorno, Buongiorno. ex insegnante, grazie. Poi avremo Claudio Smareglia, giusto Giuseppe? Sì, dovrebbe arrivare a momenti. Poiba vuol dire semplicemente buca. Queste buche sono sempre state usate fin dalle epoche più remote anche come discarica. E quindi il fatto di gettare le vittime all'interno della foiba si caricava anche di un significato simbolico molto forte. Voleva dire: voi siete gli scarti dell'umanità e noi non vi concediamo neanche una sepoltura. Non è il colpo alla nuca, no, è proprio l'umiliazione dell'avversario, la violenza, le mutilazioni, eccetera. Tutto questo fa parte di un rituale. Questi massacri creano un terrore nella popolazione italiana incredibile, perché dove arrivano i partigiani jugoslavi arrivano le sentenze, le eliminazioni. È la politica, è la storia, i nazionalismi che hanno creato grandissime divisioni. Ma noi siamo stati anche aiutati dagli istriani di etnia slava. E poi è cominciata la storia di tutti gli esuli. Tutti quanti sono andati in dei campi che ci venivano assegnati, dove venivamo raccolti e tenuti sotto controllo. Non si fidavano. Chi erano questi qui con questa parlata strana? Eppure eravamo italiani, avevamo deciso di lasciare le nostre terre pur di non perdere la nostra italianità. E questa è una storia negata. E non raccontarla, raccontare cose diverse, è veramente crudele. L'8 settembre 1943 c'è l'armistizio. Il generale Badoglio dichiara la resa senza condizioni. E potete immaginare cosa può accadere nel contesto balcanico. Caos più totale. Vengono comunicate poco e male le informazioni sull'armistizio, i comandi non sanno bene come regolarsi e questo fa sì che i vari reparti si comportino ognuno a modo suo. Le popolazioni italiane di Dalmazia, di Fiume e dell'Istria sono sotto l'occhio dei partigiani comunisti jugoslavi, che stanno vincendo la guerra. Cominciano ad arrivare sulle coste, che erano la parte abitata prevalentemente da italiani del litorale, dall'interno sia i partigiani, sia diciamo degli abitanti slavi del territorio che avevano qualche conto da saldare con gli italiani. Ci sono anche molti italiani per indicare quelli che rappresentano sul territorio gli elementi chiave della identità italiana di quei posti. E quindi vanno a prendere non solo l'ex squadrista fascista, il podestà, ma vanno a prendere anche i simboli dell'italianità come i carabinieri, le guardie di finanza, il farmacista, il parroco, i simboli di un nemico sociale, cioè di quello che fino al giorno prima ti aveva come manovale, ti aveva come bassa dipendenza, ti aveva come donna di servizio. E qui inizia il fenomeno della persecuzione nei confronti degli italiani nella prima fase di quello che noi chiamiamo periodo delle foibe. Ecco qui, abbiamo parlato di questa prima fase del periodo delle foibe, insomma Mattarella ha anche ricordato le foibe, per decenni un muro del silenzio e cercheremo di capire
perché questo muro di silenzio? E cercheremo di capire anche da qualche frame di questo video che abbiamo visto come viene raccontata la storia. E questo lo possono fare solo i miei ospiti. Giuseppe, intanto grazie per essere il mio gancio nel mettere insieme queste autorevoli testimonianze di stamattina. Vogliamo cominciare? Certo Massimo, certo. Sono onorato di presiedere questa trasmissione per tanti motivi che scopriremo durante la stessa. Intanto partiamo dall'inizio. Il 30 marzo 2004, con la legge numero 92, viene istituita la giornata del ricordo. E ricordiamo le foibe, ma questo momento ci porta a tante altre conseguenze. Fermiamoci qui per il momento e oggi parliamo di questa giornata, poi il resto lo svilupperemo. Io devo ringraziare l'associazione La Vecchia Colleocchio, ringrazio il suo presidente Alessandro Rosa, che non è qui presente, quindi noi come rete salutiamo. Ringrazio la professoressa Rossella Donorascenzi, che è l'emanazione della stessa associazione, la quale aprirà un po' questi lavori nella mattinata odierna, perché lei occupa un ruolo fondamentale in questa organizzazione, la divulgazione della verità. Naturalmente si avvale di storici come la professoressa Maria Ballarin, di testimonianze come l'esule, il signor Claudio Smareglia. Che mi pare si sia collegato, tra l'altro. Sì, sì, cioè, è con noi. Quindi questa mattina diciamo che è la genesi di qualcosa che potenzialmente potrebbe nascere. Io inviterei la professoressa Donorascenzi a parlare di queste giornate che ha dato sul territorio come eventi in alcune scuole di Roma e del circondario. Sì, sì, infatti lo titolano anche un po' i giornali, anche su Roma Today, tutte le iniziative rivolte a cittadini e scuole, addirittura fino al 23 di febbraio, ci sono tantissime iniziative. Prego, professoressa Donorascenzi. Buongiorno. Buongiorno di nuovo. Questa cosa qui è nata perché io sono molto attaccata a queste persone, a questi esuli, alla storia di questa gente. E quindi ho voluto proporre la loro storia nelle scuole. Mi piace dire come inizio nelle scuole davanti ai ragazzi. Dico che io voglio parlare di queste persone perché sono ammirata da loro, perché le stimo, perché le ho nel cuore per due motivi. Primo, perché sono italiani. Secondo, perché sono italiani. Allora i ragazzi inizialmente orgogliosi di essere italiani, no? E quindi i ragazzi rimangono inizialmente un po' sorpresi per questa mia affermazione. E poi vado a spiegargli che a un certo punto queste persone si sono trovate di fronte a un bivio, pur essendo italiani, un bivio che li metteva di fronte a una scelta, quella di restare nel loro paese, nel loro luogo, ma di diventare altro che italiani, oppure quella di andare via e tornare e confermare la loro italianità. E loro, di fronte a questo bivio, hanno scelto di continuare a essere italiani. Per questo io dico sono italiani due volte, e per questo mi piace raccontare la loro storia ai ragazzi. Cosa? No, mi scusi, Simone, chiuditi il microfono perché stanno arrivando telefonate, c'è stata una piccola interferenza della regia. Professoressa, una sola domanda le voglio fare. Sì. Che italiani siamo noi adesso? Dunque, noi siamo italiani, però potremmo essere ancora più italiani, secondo me. Sì, vero? Secondo me sì. E quindi stavo dicendo, tante cose noi le sappiamo,
tanti adulti ancora, diciamo, no, però diciamo una parte di storia ormai è affiorata. Però quello che dobbiamo fare è comunicarlo ai ragazzi, perché i ragazzi saranno i nostri testimoni, saranno quelli che dovranno prendere in mano poi le redini di questa storia, che dovranno divulgare poi queste notizie che fino adesso sono state insabbiate. Ecco, quindi è stato un piacere per me fare questo, però l'abbiamo fatto anche in un modo abbastanza leggero, perché sia all'inizio che alla fine delle conferenze abbiamo proposto dei monologhi di Simone Cristicchi. Sì. E questo magazzino 18, insomma, ci ha aperto veramente tante tante strade, e quindi ho estrapolato dei monologhi dalla sua opera e li ho interpretati davanti ai ragazzi, insomma, per creare un evento diverso da quelli soliti. Ecco. Ah, e poi prima dei nostri eventi ho chiesto ai ragazzi, ai professori veramente, di iniziare a parlare di questo, questa tragicità ai ragazzi, e ho chiesto ai ragazzi di esprimere diciamo il loro pensiero, i loro sentimenti con qualcosa, di produrre un lavoro che potesse essere uno scritto, un testo, una poesia, un disegno, un filmato, un PowerPoint, insomma, cercando di far sviluppare la fantasia dei ragazzi. E devo dire che ci sono tornati indietro dei bellissimi lavori, molto belli. E ovviamente noi ne abbiamo potuti premiare solamente due, uno l'8 e uno il 9. L'8 abbiamo premiato una poesia bellissima e il 9 un disegno altrettanto emozionante. Ma quindi... io, se dice, poi prendiamo subito la telefonata, facciamo vedere il disegno del concorso, Simone, diciamo, eccolo qui, è questo, no, professoressa? Sì, sì, questo, è stato premiato ieri questo. Quindi da questo potrebbe nascere un concorso che si rinnova praticamente ogni anno. Ma io, da quello che so, ci sono già dei concorsi in Italia, però secondo me, se tutti quanti si uniformano, se cerchiamo una formula comune per fare questo, forse non sarebbe meglio, no? Ah, beh, assolutamente sì. Ferma lì che c'è una telefonata. Pronto? Pronto, Massimo. Ciao, Maurizio Metrazzi. Maurizio, buongiorno, benvenuto. Ciao, grazie Massimo. Innanzitutto volevo abbracciare la professoressa, che sta facendo un grandissimo lavoro. Grazie. Questo paese, purtroppo il nostro, soffre sempre di un certo tipo di difficoltà nel ricordare le cose, perché purtroppo la verità di qualsiasi fatto viene sempre politicizzato, e quindi a ricordarsi di certe cose è sempre una parte del paese, quella parte che è pilotata da quei movimenti politici. Allora, io, tu sai come la penso politicamente, no? Sì. Ho sempre avuto la passione della politica, e già a 12 anni, con i pantaloni corti, tu hai la mia stessa età, già facevo attivismo politico, e bisogna dare atto, e bisogna dirle le cose, perché noi siamo, prima di ogni cosa, prima di simpatizzare per una parte politica, siamo italiani, prima di tutto. I primi italiani, o gli italiani che parlavano di questi massacri, furono proprio i Mistini, fu la destra, i ragazzi del Fronte della Gioventù, che in tutta Italia, a partire dalla mia città, da Trapani, organizzava delle manifestazioni informative di quello che era successo. Tutti gli altri non ne parlavano. Ma perché non ne parlavano? Perché la sinistra era la stessa sinistra che c'era in Jugoslavia, tutti, e quindi non bisognava disturbare il conduttore, ok? Oh. Sì. E quindi, per ragioni meramente politiche, si era fatto dare questi gravissimi episodi nel limbo, perché non si dovevano, la verità era scomoda
per una grande fetta di politica e doveva parlare. Ricordo che quando a Trapani fu organizzata sempre dai ragazzi del Fronte della Gioventù una cartellonistica con tutte le foto, le persone che parliamo di Trapani e quindi la parte opposta del paese, cioè stendava a credere che questi fatti fossero successi. Poi per fortuna finalmente si è capito che quella non era una questione politica, ma quella era una questione che riguardava gli italiani, non i fascisti, non i militari italiani, perché i primi ad essere infoibati furono i fascisti, i militari, i poliziotti italiani, insomma tutti i funzionari che rappresentavano lo Stato e che per i titini erano tutti fascisti. Poi non dimentichiamoci che Fiume era stata anche, se ti ricordi, il fatto di D'Annunzio, rivendicata da D'Annunzio, e sappiamo sì. Che D'Annunzio è stato il primo duce. E quindi ecco, tutto quel pezzo di storia veniva visto come un pezzo di storia fascista, e invece si è fatto il grande errore, perché gli infoibati erano italiani, non erano fascisti, e in qualsiasi caso, anche se fossero stati solo fascisti, andavano ricordati comunque. E come certo. La penso io politicamente, che sono assai distante da quella parte politica. Va bene Maurizio, grazie di questo tuo pensiero importantissimo sicuramente. Noi, me lo segnalano, ma l'avrei ricordato anch'io in trasmissione, ma grazie al nostro telespettatore che scrive, vorrei ricordare la signora Anna di Vicenza, Anna Fagarazzi, che tante volte era presente, è stata tante volte presente qui nei nostri studi, ma telefonava a Gianluca ogni settimana, esule istriana, che si è battuta per far conoscere la storia che si va a raccontare. Ed è importante questo, no? Ho visto collegato anche Claudio Smareglia, esodato. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Grazie, perché è importante raccontare, credo. È importante portare le vostre testimonianze, forse proprio perché c'è anche da ricercare la verità, che un po' è stata forse anche un po' distorta. È possibile questo, Claudio? Beh, è possibile, perché ormai è diventata storia, i documenti ci sono, non si può negare è fuori della storia, è fuori del momento, sono episodi che sono successi, purtroppo quelli che possono raccontarlo, se sono stati infoibati naturalmente non ci sono, ma anche quelli che sono sopravvissuti sono sempre meno, per cui è un bene che ce ne parli, perché rimarrà a memoria, rimarrà ricordo proprio. Certo, grazie. Poi ritorniamo perché ho bisogno della sua testimonianza. Giuseppe, volevo un po' sì. Avvalorare quello che diceva l'amico che è chiamato da Trapani. È vero, questo è qualcosa che riguarda tutti gli italiani, ma mi aiuterà anche la professoressa Ballarin. Quando noi facciamo memoria della Trattato di Osimo, quando l'America voleva questo trattato e quando Berlinguer andò da Tito per, come dire, per cercare di accompagnare questo processo, e quando cerchiamo di dimenticare Osimo, allora ci sono delle responsabilità politiche che devono venire fuori, no? E ha ragione l'amico di Trapani a dire che questa è una cosa che riguarda tutti gli italiani. Però è vero anche che ci stanno delle responsabilità politiche taciute. E con questo dico anche che gli anni Ottanta, ancora nella zona B, quindi a pochi passi da Trieste, sì. Lozna faceva carne da macello. E la politica italiana in quegli anni, ancora in quegli anni, faceva finta di nulla. Quindi c'è questo aspetto. Certo, non dobbiamo scendere in polemica questa mattina, perché noi dobbiamo parlare delle foibe e di certi passaggi storici. Ma
quando gli ascoltatori e i videoascoltatori trattano certi argomenti, questi argomenti sono avvalorati da inzabbiamenti, come diceva la professoressa Donora Scienzi, che ancora si perpetuano. Certo, è per questo che c'è bisogno di fare informazione. Stiamo vedendo anche delle immagini di alcuni video che così abbiamo cercato e messo da parte proprio per proporli e riproporli. Veramente sarebbe da vederli in forma integrale, anche come il filmato dell'Associazione Nazionale Dalmata dura 20 minuti, ma magari poi vediamo l'ultima parte dove c'è anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sì, dimmi se c'è da dare la parola alla professoressa Ballarini, se, poi se ci sono telefonate noi ci interrompiamo. Volevo dire questo. C'è una genesi a tutto ciò, sì. In merito alle foibe, in merito alla scoperta delle foibe. Parliamo di un maresciallo dei Vigili del Fuoco, di terza classe, del 41esimo corpo dei Vigili del Fuoco di Pola, il maresciallo Arnaldo Arzaric. Se ne parla poco nei racconti. Ecco, io vorrei iniziare da questo, professoressa Ballarin, proprio per... Facciamo vedere la foto di Arnaldo Arzaric, che è quello al centro, giusto? Il vigile del fuoco che scoprì l'orrore delle foibe, eccolo qui. Se ne parla poco nella storia, e questa parte deve venire fuori, professoressa Ballarin, perché è un momento importante. Prego. Sì, aspetta, professoressa, mi sente? Io la sento, lei mi sente? Perfettamente, ferma lì che c'è una telefonata, ascoltiamo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Alti, sono Luigi da Mestre Campalto. Buongiorno Luigi. Volevo parlare delle foglie, a parte se potevo esprimere il mio rammarico per Anna Fagarazzi, che non c'è più. Certo. Tutte quelle persone che hanno fatto la storia delle foglie, che purtroppo non ci sono più. Peccato che non sia il mondo mio papà, perché me l'ha sempre detto, e non se ne è mai parlato fino a qualche anno fa, in modo intensivo. Però una cosa vorrei precisare, se possibile, sì? Che chiedesse ai diretti interessati, quelli che la storia la sanno molto meglio di me, perché io ho solo 75 anni abbondanti, e la storia della Brigata Osopo, la famosa Brigata Osopo che è stata sterminata dai nostri partigiani comunisti e partigiani fittini. È stata completamente sterminata, certo. La pilata partigiana Osopo, se possibile. Sì, sì, la professoressa Ballarin già è pronta a rispondere. Ho visto che ha accennato con la testa Sì. Va bene Luigi, grazie mille, rispondiamo. Prego, professoressa Ballarin. Allora, guardi, gli argomenti sono veramente una polveriera e vorrei semplicemente magari essere molto sintetica. Quest'anno cade il ventennale della promulgazione della legge sul ricordo. Sì. 20 anni fa mia madre, esule da Lussingrande, è stata invitata insieme a un altro esule del quartiere Giuliano Dalmata, dove io sono nata e dove c'è l'insediamento, c'è tuttora, ma per motivi anagrafici si è ridotto, l'insediamento più importante degli esuli giuliani dalmati a Roma. Ecco, mia madre e questo signore si trovavano in alto nel palco del pubblico il giorno in cui è stata promulgata questa legge. Mamma era già gravemente malata e si è trascinata contro la nostra volontà, diciamo, familiare di muoversi in febbraio, però devo dire è tornata a casa come se un balsamo le avesse lenito l'anima, perché ha detto finalmente non siamo stati più dimenticati, finalmente qualcuno si ricorda di noi. Ora, in questi 20 anni, diciamo che la memoria di queste vicende, nonostante la politica abbia fatto di tutto per bloccarla, ha proprio interrotto il flusso della memoria nelle generazioni degli italiani, nelle famiglie è sempre stata mantenuta genericamente, dove più dove meno. Quindi è stato un vero e proprio fiume carsico di memorie, di mantenimento della parlata dialettale, di usi e costumi e anche di ritorni nei paesini di origine, per chi ha potuto e per chi se l'è sentita emotivamente.
Quindi quando il primo giorno della memoria è stato fatto nel febbraio del 2003 ed è stato un giorno della memoria ufficioso nel nostro piazzale della piazza Giuliano Dalmati, era gremito di persone e c'erano esuli che erano venuti per quell'occasione da Stoccolma e successivamente poi è stato ufficializzato. In questi 20 anni devo dire è stato fatto molto. Oggi tutte le associazioni dell'esodo hanno lavorato tantissimo, da Sondrio a Trapani. Partirà oggi il treno della memoria da Trieste e tutto febbraio attraverserà e si fermerà in tutte le stazioni d'Italia, anche in quella Bologna dove nel 1946 venne bloccato un treno, buttato il latte dei bambini della Croce Rossa sui binari, tra gli sputi e gli insulti dei manifestanti il treno è andato avanti e non si è potuto fermare in quella città. Quindi la memoria a vari livelli viene mantenuta e c'è anche, volevo dire, un concorso da più di 10 anni indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione che viene premiato durante questi giorni o al Ministero o addirittura al Quirinale. È stata istituita anche l'onorificenza per le persone che hanno avuto parenti infoibati. Quindi diciamo, a volersi documentare, a voler sapere, ce n'è molto. Quindi anche, diciamo, tra virgolette, senza voler caricare la croce, è abbastanza colpevole se uno proprio continua a dire che non si sa, non sapevo, eccetera. Questo come, diciamo, introduzione. Poi, chiaramente, poi bisogna toccare argomenti di storia che non sono stati mai bene affrontati e tuttora non vengono affrontati dai libri di testo. La Brigata Osoffo, certo. Allora, il Partito Comunista Italiano dell'epoca ha monopolizzato fortemente il movimento di resistenza, perché noi sappiamo che c'erano resistenti cattolici, resistenti monarchici, resistenti del Partito d'Azione, però le Brigate Garibaldi nella zona della Friuli e della Venezia Giulia in particolare erano tutte quante emanazione del Partito Comunista di fatto. E hanno sterminato i partigiani bianchi nella Malga sopra Osoppo nel febbraio del 1945, perché costoro non erano annessionisti, cioè erano antifascisti, antinazisti, ma rifiutavano l'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia, perché la linea del PCI, di Togliatti, che era da una parte al governo e dall'altra parte era il capo degli annessionisti, era la linea, era quella di annettere e di unirsi alle brigate del nono corpus di Tito per annettere Trieste e la Venezia Giulia. Questi si sono rifiutati e sono stati sterminati. Noi ricordiamo in questa Brigata Osoppo Francesco De Gregori era il comandante, lo zio del cantante, e Guido Pasolini, fratello di Pierpaolo. Di Pierpaolo, sì. C'è Giancarlo che scrive, professoressa, le ferocie della storia vanno misurate con i morti che hanno causato. I cittadini di nazionalità italiana e di fede ebraica uccisi dai nazisti sono stati 6.000, mentre i cittadini di nazionalità italiana trucidati dai comunisti italiani e slavi nelle terre perse sono stati più di 20.000. In Parlamento siede la senatrice Segre in rappresentanza della comunità ebraica, ma non esiste una rappresentanza degli italiani di quelle terre italiane sottratte con la violenza alla patria. Giancarlo da Trieste. Chi vuole rispondere, risponda. O faccia una riflessione, insomma, ecco tutto qua. Devo dire che il senatore Roberto Menia, 20 anni fa, è stato il primo firmatario della legge sul ricordo. Attualmente è senatore di Fratelli d'Italia, la mamma è stata esule e quindi lui ha portato questa legge che è stata votata da quasi tutto il Parlamento tranne il Partito della Rifondazione Comunista, quindi diciamo che rappresenta degnamente e egregiamente questa storia e dobbiamo a lui l'istituzione di una legge che ha portato a galla questa realtà, insomma, in maniera e ha anche portato personalità eminenti della parte politica, diciamo da sempre, che noi sempre abbiamo, con cui abbiamo avuto problemi, cioè l'ex PC, DS, eccetera, li ha portati a una condivisione di questa legge, quindi anche loro hanno votato tutti. Certo, intanto stiamo vedendo ancora questo bel disegno che fa parte di questo concorso dedicato a questa giornata dal titolo Il giorno del ricordo, io lo vedo così. Sentiamo chi c'è al telefono e poi dopo sentiamo gli altri ospiti. Pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno Massimo, sono Franco dalla Germania, sarò molto breve. Massimo, vorrei ricordare, no, che qualcuno diceva, da parte dei comunisti, no, quelli proprio di sinistra, che lì, in quei posti lì, erano tutti fascisti. E sotto un punto di vista hanno fatto delle atrocità e se lo sono meritato. Poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nei Balcani è successa la stessa cosa, c'è stata una macelleria, hanno stuprato donne, hanno aperto lo stomaco, hanno tirato con le pistole, sparavano ai feti di quei bambini che erano dentro i stomachi. Lì non c'erano i fascisti, lì erano tutti i comunisti. Questo ci fa da pensare. La ringrazio e buongiorno. Grazie Franco dalla Germania. Professoressa Ballarin. Beh, il signor Franco ha detto una cosa interessante, nel senso che di questa storia si è potuto parlare a livello pubblico in seguito al crollo della Repubblica Federativa Jugoslava, quando sono saltati fuori le lotte intestine corredate dai massacri, penso a quello terrificante di Srebrenica, qualcuno ha osato dire: beh, prima di questo tenete conto che c'è stato dell'altro. E piano piano nelle trasmissioni televisive si è cominciato a sollevare la coltre, non il velo, ma la coltre di oblio. Quindi sicuramente le valutazioni storiche, le analisi storiche vanno fatte in maniera molto approfondita, ma l'ascoltatore della Germania ha detto una cosa assolutamente giusta. Certo. Giuseppe, c'è qualcosa d'altro da aggiungere? Perché comunque stanno arrivando anche un sacco di messaggi che cercherò chiaramente di leggere e di condividere con voi. Prego. No, volevo fare una domanda alla professoressa Ballarin. Dal mio punto di vista, mi pongo un aspetto. Non è che il trattato di Osimo ha determinato l'ulteriore innalzamento di questa coltre nei confronti del dramma, professoressa? Cioè quella vergognosa vicenda del trattato di Osimo, che ancora diciamo che non ha una ferita aperta, ma una cicatrice visibile, mi consenta il termine. Guardi, quando è stato firmato il trattato di Osimo non se n'è accorto nessuno in Italia, perché è stato firmato alla Chetichella con un viaggio organizzato dalla Jugoslavia alla cittadina di Osimo presso la villa del conte Leopardi. È stato fatto in un giorno, andata e ritorno, non se ne è parlato forse nei telegiornali di Striscio della notte. E proprio nessuno si è accorto che è stato fatto il trattato di Osimo. Questo trattato è stato ratificato nel 77, quindi i confini dell'Italia sono stati ratificati nel 77 nella pressoché totale indifferenza generale. Non c'è nessuna ferita, nessuno ha sentito nessuna lacerazione. La lacerazione è stata sentita nel 1947. Nel 1947, il 10 febbraio, la mattina del 10 febbraio, quando l'ambasciatore Lupi Meli di Soragna ha firmato il trattato, il diktat venne chiamato, le fabbriche sono state ferme tutte per 10 minuti, dal nord fino appunto a Trapani, le sirene delle fabbriche hanno suonato, le campane hanno suonato a lutto, è stata una lacerazione terribile per tutti gli abitanti del territorio nazionale che sapevano che cosa voleva dire quella storia. Dopodiché nel tempo ci si è infiammati molto per la questione di Trieste, anche quella è una storia misconosciuta nei libri di testo, 10 anni di amministrazione anglo-americana, perché non si sapeva se la città sarebbe andata definitivamente alla Jugoslavia o all'Italia. Quando la città poi è stato definito il suo assetto dentro la Repubblica Italiana, sembrò che tutte le questioni fossero finite. In realtà dall'altra parte le problematicità per chi era di italiano e voleva entrare nella madre patria erano veramente notevoli. Quindi guardi, a livello di Osimo, se posso permettermi un ricordo personale, una trasmissione di TV7 in quel 1975 proiettò delle interviste fatte in Slovenia, nelle cittadine slovene, dove i sindaci dicevano: ma noi accoglieremo volentieri come ospiti i turisti italiani, non le dico quello che è successo a casa mia tra mio padre e mia madre, non sapevo se prima o poi avrei dovuto soccorrere qualcuno.
E quindi non se ne è accorto nessuno. Osimo, guardi, non è una ferita, è quell'altro una ferita. Infatti c'è un nostro telespettatore che scrive: la questione della rimozione della memoria delle foibe va connessa con la vergogna dei trattati di Osimo e il doloroso esodo di 350.000 italiani Giuliano Dalmati disseminati in tutta Italia tra mille difficoltà, non solo logistiche, e guardati con stupido sospetto e diffidenza. E un altro nostro telespettatore, Alessandro, dice: certo che fare un programma sulla giornata del ricordo senza un contraddittorio non mi sembra corretto. La storia va raccontata tutta, anche se scomoda. Mi pare che forse è un po' distratto il signor Alessandro. Noi la stiamo raccontando tutta la storia, che è scomoda, a meno che non faccia comodo a lei sentire un'altra storia, forse quella che è stata raccontata fino ad oggi. Professoressa Donora Scienzi e professoressa Ballarin sorridono, ma mi pare che no. Se no, che ci stiamo a fare noi qui a quest'ora del mattino? Non stiamo raccontando una storia per un'altra. E comunque non c'è bisogno di un contraddittorio, stiamo raccontando la storia com'è. Se ha bisogno del contraddittorio, magari si può leggere qualche testo scolastico, forse, no? Ma se c'è, è scritto nei testi scolastici. Ah, ecco. C'è scritto niente. E qui tocchiamo un altro argomento, perché di questa storia nei testi scolastici se ne parla ben poco, perché in realtà tutte le cose sono state ben filtrate inizialmente dalle case editrici e poi filtrate anche dagli insegnanti. Io credo che, a parte appunto i vostri racconti, le vostre testimonianze, abbiamo Claudio Smareglia, che è un esodato, insomma abbiamo la storia in vita che ci può dare un contributo, e tra poco lo farà. Però prima prendiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno Massimo, sono Adriana da Monfalcone. Adriana, buongiorno. Eccomi qua, io sono un insegnante in pensione ormai. Sì. Però devo dirti una cosa, tutta la vita io, insegnando in un liceo, parlavo con i ragazzi di queste cose, ma perché? Per un'esperienza personale molto triste. Io avevo un nonno che non ho mai conosciuto, perché era una persona che veniva da Pola, era fascista, però devo dirti una cosa bruttissima. A guerra finita, mio nonno era sposato e aveva due figlie, una delle quali era mia madre. A guerra finita, un giorno hanno organizzato a Monfalcone una gita, una corriera che andava a Gradisca con probabilmente tantissime persone ex fascisti, diciamo, oppure fascisti ormai fuori tempo, ecco. Sì. Insieme a dei bambini, i propri figli, i nipoti. Bene. Questa corriera è tornata da Gradisca. Mia mamma era preoccupata perché papà non tornava a casa, ha cercato di informarsi, ha capito, e le hanno riferito, che erano stati portati nella prigione a Monfalcone. Mia mamma si è recata là, visto che il guardiano era una persona di Monfalcone, io so ben chi fosse, purtroppo. Comunque, mia mamma ha chiesto: cosa è successo? Perché sono in prigione? Ma sì, è successo qualcosa, cioè, non ha potuto spiegare bene il perché. Comunque mia mamma ha detto: ripasserò domani mattina. Il guardiano ha risposto: ma sì, li manderanno fuori, poi ci sono tanti ragazzi con loro. Stamattina mia mamma è andata, non c'erano più. Ha trovato un solo ragazzo in un angolo e mia mamma ha chiesto: ma chi è questo qua? Sì, era il figlio di un tenente qua dei MAS, è rimasto qua. Mia mamma l'ha portato via. Ti dirò che io sono riuscita, Massimo, pochi anni fa, a sentire questa persona ormai molto vecchia che vive in Sicilia, che mi ha detto: tua mamma mi ha salvato la vita, perché queste persone sono state portate via, e lo testimonia i giornali che il padre del sindaco di Berna ha pubblicato. Una nota quel giorno dalla prigione di Monfalcone: queste 56 persone sono state portate insieme a 20 bambini e gettate in una foiba. Mia mamma tutta la vita, fino che era viva, ha cercato di sapere dove fossero stati portati. E questo non è mai uscito, perché c'era un'omertà. Purtroppo anche la persona che era guardiano, fino alla morte non ha detto dove fossero stati portati. Mia mamma è morta con questo dolore che io porto ancora. Certo. Possiamo avere
Possiamo avere i contatti di questa signora? Eravamo dopo la guerra, a guerra finita, uomini e bambini morti e gettati in una toiba. Adriana, mi chiede Giuseppe se possiamo avere un suo contatto, se magari ci lascia un telefono in regia Simone da poterla contattare magari per avere la possibilità di contattarla in altre trasmissioni direttamente proprio per continuare a parlare di questo, va bene? Certo. Allora, Massimo, quello che ho io è per dimostrare, quando parlo con i ragazzi, anche adesso che ho dei ragazzi che vengono da me, è il dolore che rimane nella vita. Certo. Perché è una ferita che non puoi cancellare. Come si può cancellare una tragedia del genere? È impossibile. Guarda, io dirò a te una cosa in più. Mio fratello, che era una persona di sinistra, diciamo, quando si parlava di questo mi diceva sempre: il dolore della nonna, della mamma e anche nostro, anche se non avevamo la stessa idea politica, io lo rispetto perché queste persone hanno vissuto questo strazio. E lì non c'è politica che tenga. Certo. Il dolore è di togliere una vita umana a una guerra finita. Certo, grazie Adriana. Rimanga in linea se è possibile, Simone, prendiamo il numero che poi dopo ci mettiamo in contatto tra Giuseppe, la professoressa Ballarin e la professoressa Donora Scienzi per alimentare, no, il parterre anche dei prossimi futuri ospiti, perché non trattiamo questo argomento solo il 10 febbraio, ma ci prendiamo un impegno, grazie a Canale Italia, che si vede in tutta Italia, ma anche all'estero, attraverso il canale Sky 913, per portare un messaggio a tutti, per raccontare la storia, così, con i pro, i contro, la possibilità di avere anche un contraddittorio per chi lo richiede, se c'è la volontà di mettersi insieme, no? Perché poi è questo quello che cerchiamo. Giuseppe? Assolutamente. È qualcosa che riguarda a tutti gli italiani e tutti gli italiani devono sapere. Noi non dobbiamo essere di parte perché fa bene a ricordare, fa bene a non ripetere certi errori, ma quello che fa bene più di tutti è la verità. Basta con inzabbiamenti, e questo ha bisogno di una ricostruzione a 360 gradi che possa permettere alle future generazioni di capire il dramma. Massimo, io vorrei sentire anche il signor Smareglia, perché... Sì, Claudio, sì. Sentiamolo, facciamoci raccontare da lui, che insomma fa parte della storia. Prego, Claudio. Sì, allora volevo brevemente rispondere alla domanda che ha fatto l'ospite per telefono, che ha detto bisogna parlare di tutto. Io ho capito bene che ora si rivolge. Quello che è pesato a noi è sempre stato quello di essere identificati con i fascisti. Il fascismo non è nato in Istria, il fascismo è stato portato poi in Istria, estremizzato. Certo che ha fatto delle cose non corrette, anche stupide oltre che violente, delle robe, ma questo non giustifica assolutamente nulla. Cioè, se qua la mettiamo questa questione sul vi è stato bene perché prima è stato così così, non ne veniamo fuori. Io penso che la storia vada vista in un'altra maniera. Ricordo fra l'altro che alla fine Tito, che era un fine politico, un nemico per noi, ma un fine politico, lui sapeva cosa faceva, ha fatto fuori anche i partigiani stessi italiani. Per cui, insomma, non riesco a capire questa volontà di negare, oppure peggio ancora, perché peggio di negare, dire vi è stato bene. Fra l'altro, io vengo da una storia un pochettino diversa dall'esodo normale, perché mio papà è stato un antifascista, ecco, vedete come è variegato
quello che c'era in quella terra. Mio papà è stato messo in campo di concentramento per un anno come esponente del CLN, che era il Comitato di Liberazione di Pola. Bene, quando è tornato a Pola nel 45, alla fine, verso in settembre, è riuscito ad arrivare da Buchenwald, dove era detenuto a Pola, ci ha messo quasi 4 mesi in quei tempi, ha trovato un paese già occupato dagli jugoslavi. Mm-hmm. Lui ha cercato di rimanere in Istria, ma non è stato possibile, ed è stato carcerato dai titini in qualità di nemico del popolo. Cosa voleva dire essere nemico del popolo? Voleva dire nulla, semplicemente lui era un italiano. Dava fastidio al disegno che c'era in quel momento. Il disegno era quello di non avere avversari potenziali politici, per cui tutti sono stati perseguitati, anche gli antifascisti. Perché? Perché erano italiani e non potevano stare. Certo. Claudio, ci ritorniamo tra pochissimo. C'è sempre il signor Alessandro che corregge un po' il tiro con la storia che va raccontata tutta, come diceva lui. Intendevo le porcherie fatte dai fascisti in quelle zone prima dell'esodo. Dica alla signora che nei libri di storia le porcherie fatte dagli italiani non ci sono. Dunque, perché sono state nascoste? Professoressa Ballarin o Don Orascenzi, chi vuole rispondere? Allora, mi permetto di dire che sulle orribili cose che sono state fatte durante... mi sentite? Sì, la sentiamo. Stiamo vedendo anche delle immagini, però intanto la sentiamo, l'ascoltiamo. No, sono state fatte sicuramente delle cose orribili durante l'occupazione della Slovenia, quando l'Italia arrivò fino a Lubiana. Sono state fatte dai nostri militari delle operazioni che non potremmo neanche definire di guerra, soltanto in parte di guerra, proprio delle razzie, anche delle uccisioni di civili. Ma se lei va in territorio e anche internamenti in campi per circoscrivere, a detta loro, un'eventuale resistenza italiana, ma se lei va in questi posti, in Slovenia, sia in posti italiani dove si sono verificate queste cose, ci sono da tempo monumenti alla memoria, come no, il nome del generale, ahimè, è tanto per noi dannoso, Roatta, viene menzionato, senz'altro che sì, non vedo come questo signore possa parlare in questi termini, ma come ha detto giustamente il signor Smareglia, quello che è accaduto nella prima ondata delle foibe e nella successiva, in tempo di pace in particolare, perché in tempo di guerra non è giustificato nulla, il problema è che c'è una violenza che diventa ridondante, non c'è più argine alle efferatezze, purtroppo, anche se non sono assolutamente giustificabili. Ma quando le cose avvengono in tempo di pace sono ancora di più odiose. E la cosa più odiosa è stata il tappo che si è messo sulla conoscenza di queste cose, perché l'Italia è stata depopolata in maniera seria di una regione intera. E anche il signor Alessandro che pone questi quesiti, io vorrei dire questo, l'obiettivo di Tito era di mandare via tutti gli italiani, e loro pensavano che l'italianità consistesse nel cognome. Allora, i cognomi che non erano dichiaratamente italiani, perché quella è una zona mistilingue e anche multietnica da sempre, ma da secoli e secoli, ci sono cognomi non italiani di famiglie che hanno deciso di andarsene. Questo ha scioccato moltissimo sia allora la neonata Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, ma anche il governo italiano, perché è stato un plebiscito, volevano venirsene via anche le persone che apparentemente avevano un'origine non italiana nel cognome, sono andati via tutti. Certo. E poi volevo anche dire un'altra cosa, che sono stati perseguitati, infoibati sloveni e croati in quantità incredibili, semplicemente perché non erano d'accordo col progetto comunista di Tito. Solo in Slovenia ci sono dalle 600 alle 800 foibe.
Ecco, e poi mi scrive un altro telespettatore, so che deve andare professoressa Ballarin perché ha altri impegni, oggi è una giornata importante di interviste, di interventi in tanti ambiti. Un'immagine che in questi casi mi ritorna in mente, scrive, con dolore e commozione l'imbarco sulla nave toscana dei nostri connazionali Giuliano Dalmati tra le masserizie di una bara, perché non va mai detto che i nostri connazionali sono stati depredati di tutto, case, terreni, insomma ogni bene che si erano sudati con il duro lavoro di intere generazioni. Non dimentichiamo il loro dolore per essere stati costretti a lasciare tutto per mantenere una sola cosa, la loro italianità, quello che abbiamo anche ricordato all'inizio, no, professoressa Ballarin? Certo, senz'altro, e la gente non se ne sarebbe andata se non fosse stato calato su di loro un regime terribilmente totalitario, cambiamento della lingua immediato, cambiamento di tutti i connotati, collettivizzazione delle proprietà e soprattutto la cosa che più ha sconvolto in maniera gravissima è stata la violentissima persecuzione religiosa. Quindi qualche padre, madre di famiglia che magari non pensavano di allontanarsi, pensando a come sarebbero vissuti i loro figli, hanno deciso di andarsene. Questa è stata una molla molto grande. Grazie, professoressa Ballarin. Giuseppe, la salutiamo perché so che mi pare... No. Grazie a voi di questa opportunità, saluto tutti voi, il signor Spinelli, saluto l'amico Claudio Smarelli e l'amica Rossella. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie, professoressa Maria Ballarin, Associazione Nazionale Dalmata, e ci sarà sicuramente modo e occasione di ritrovarci ancora, giusto Giuseppe, anche perché non dobbiamo fermarci qui, non dobbiamo circoscrivere l'argomento solo in una giornata. Credo che abbiamo un compito importantissimo, che è quello di fare informazione, ma soprattutto raccontare la verità. Assolutamente. Che può essere anche scomoda, no? Però... Certo, no, ma l'importante è che sia la verità, Massimo. Sto avendo dei contatti, vediamo un po' se l'idea riusciamo a svilupparla, dipende da tante cose, ma sono ottimista. Volevo fare una nota personale, sì. Sommessamente. La prima è bella perché oggi noi, con l'esposizione di questi due premi, di cui uno abbiamo visto il disegno, no? Sì. Di quel ragazzo che ha intavolato le foibe, e poi la poesia che leggeremo, spero a breve, siamo un po' i padrini di questo evento, perché diciamo che il primo concorso, naturalmente la professoressa d'onore Scienzi si augura che tutti questi concorsi arrivano in un unico concorso, però diciamo che oggi, nel giorno del ricordo, io lo vedo così, siamo un po' i padrini, quindi Canale Italia con noi diventa un po' la madrina di questa esperienza. Poi, e io ringrazio te per avermi portato in onda delle persone davvero splendide per questo. Ma siccome manca un minuto alla pubblicità, riusciamo in un minuto a leggere la poesia e a farla vedere, professoressa d'onore Scienzi? Vuole che le leggo? Sì, intanto la mettiamo dopo la pubblicità. Volevo dire una cosa, Massimo. Questo è di tono polemico. La stampa, tu questa mattina hai fatto la rassegna stampa, no? Sì. Ho parlato più di Sanremo che del giorno del ricordo. Se c'è qualche obiezione a questo, i nostri colleghi giornalisti siamo a completa disposizione per rispondere. Però oggi la stampa dà più risalto al Festival di Sanremo. Sì. Dà risalto al ballo del Quaquà di John Travolta. Tu pensa come stiamo messi in Italia. Pubblicità a tra poco. No, devo fare un'altra roba. Allora attendiamo. Sì, c'è comunque qualche notizia. Vediamo
C'è questo, visto che si parla di questa poesia, c'è il premio, è stato anche pubblicato un articolo, lo facciamo vedere un attimo Simone dal mio PC, che così, eccolo qui, giusto Giuseppe? Perfetto. Gramazio che premia un giovane per la poesia sulla tragedia, quindi un momento davvero particolare, e poi questa poesia la sentiremo dalla voce della professoressa Donora Scienzi. Siamo in diretta con i miei ospiti, Giuseppe Spinelli. Allora ritorniamo alla poesia, perché c'è il testo, la facciamo anche vedere, e comunque a recitarla è la professoressa Donora Scienzi, giusto? Assolutamente sì, questo premio è stato dato nella giornata dell'8. Prego, professoressa, così ci legge questi bei versi. Sì, allora intanto prima di dire la poesia voglio ringraziare l'Istituto IPSEOA di Tor Carbone, la preside Cristina Tonelli, che ci ha permesso di svolgere questi eventi in queste due giornate e di svolgere anche questo concorso. E adesso passo alla poesia. La poesia si chiama Un pensiero a tutti i martiri. Nel gelo profondo di antica cavità, dove la terra nasconde dolori e verità, silenzi sepolti e storie sommerse, risuonano echi di tragiche sofferenze. Poi venere, testimoni mute, dove si infranse l'umana salute, nel freddo abbraccio di cupi ricordi, silenzi raccontano di destini smarriti. Oh, martiri delle foibe, voci senza voce, viaggiate nel tempo, raccontate la croce. I vostri sguardi, come stelle nel buio, illuminano l'ombra del passato duro. Per ogni vita spezzata, un grido nel vuoto, nella notte dei tempi, nel freddo remoto. Vite troncate, sogni confinati, nell'abisso delle foibe, segreti nascosti. Ma nel cuore del pianto germoglia la speranza, che la memoria diventi luce, non bilancia. Un canto d'amore sopra le ferite, per ricucire le fratture, cancellare le vite. Martiri delle foibe, nel silenzio avvolgenti, vi dedico queste parole dolci e vibranti. Pace fiorisca dove il dolore ha urlato, e la memoria liberi dove l'odio è affondato. Bellissima davvero, grazie professoressa per averci portato in onda questo momento dove si incontra, no? Anche si incrociano le parole, dove la cultura deve portare, no, insegnamenti, deve raccontare anche la storia attraverso una poesia, una rappresentazione teatrale, un evento anche musicale, giusto? Perché è così che si fa anche informazione, si racconta la storia. Io sono convinta che bisogna coinvolgere i ragazzi, perché solamente coinvolgendoli loro veramente si possono appassionare di certe cose. Se ecco, noi fossimo andati lì ieri a presentare questo evento senza aver prima fatto un passo precedente, senza aver prima fatto una serie di informazioni nella classe, penso che i ragazzi si sarebbero annoiati, avrebbero trovato questo argomento strano. Invece loro erano già stati informati, si erano già appassionati, avevano già prodotto i loro lavori, e quindi ieri è stato veramente, ieri e l'altro ieri è stato un concludersi di tutto quanto questo lavoro. Certo. E volevo anche aggiungere che noi, la vecchia con le occhio, diciamo, è appassionata a questo, è legata sentimentalmente a questo, perché in realtà la Colle Occhio fu proprio fondata dagli Striano Dalmati, che esuli vennero a Roma e si stazionarono nel rione Squilino, più precisamente nella caserma di Santa Croce e nei dintorni di Colle Occhio, e loro scavarono proprio a mano questa grotta e lì si riunivano per ballare, per stare insieme, per condividere dei momenti comuni. Poi dopo divenne la prima sede del movimento sociale, e la vecchia con le occhio, diciamo che raggruppa un po' delle generazioni passate in questa famosa grotta.
Certo. Ecco, perché noi siamo molto legati a quella storia dell'Istriano d'Arco. Grazie, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Senta, parlo da Salso Maggiore. Io sono una profuga delle Foibe, di Fiume. Sì. E volevo parlare un po' che noi siamo venuti proprio a Firenze nel 48, perché il papà, noi eravamo, quando è venuta la guerra, il Tito ci ha portato via tutto, la villa, la fabbrica, tutto, ci siamo rimasti senza niente proprio. Poi siamo andati in rifugio e io ero piccolina, avevo 3 anni, perché adesso sono 82. E la mamma ha partorito l'ultimo bambino nel 45 in rifugio. E quando è uscita nell'ora di libertà che potevano uscire, gli uomini di Tito mi hanno detto né maniste italiani. E mia mamma, insomma, si è un po' rivoltata, gli hanno preso il bambino in 50 giorni e gli hanno ammazzato davanti a mamma. E poi hanno ucciso una zia, hanno buttato anche le foibe. Poi mio padre ci ha fatto scappare di notte in mezzo ai campi, da Fiume a Sant'Agostino d'Umbria, in mezzo ai campi, senza niente. E poi siamo andati proprio a Firenze, siamo stati tanti anni a Firenze, sempre. Io sono stata a Firenze nella mia vita, insomma, perché certo. Adesso ho 82 anni in inizio, sì. E ne abbiamo passate tante, non ci ha mai aiutato nessuno. Certo. C'erano i danni di guerra, tante cose, invece. Grazie, per questa, grazie per questa testimonianza. Grazie. Massimo, per la signora, se ci può lasciare il contatto, grazie Massimo. Ah sì, beh, buongiorno, grazie. Se vuole lasciare il contatto a Simone in regia, poi dopo magari con la, sì, anche con l'Associazione Nazionale Dalmata ci possiamo mettere in contatto. Sì, sì. Oggi quando la fanno qui la festa della ricordo qui a Salso Maggiore che mi hanno chiamato. Va bene, che così magari continuiamo ad allargare la nostra cerchia di contatti proprio per continuare a parlarne. Grazie signora. Claudio Smareglia, è importante ricordare e raccontare. Credo che una tragedia del genere non si possa dimenticare, no? Una bambina di 3 anni, adesso ne ha 80, 83... E continua a raccontare con quel filo di emozione come se fosse accaduto ieri. Beh, certamente, visto che mi avete chiamato come testimone, allora volevo dirvi quello che è successo a me, alla mia famiglia, poi finito, certo. Venuti qua, così si capisce un pochettino, perché non era finita, le conseguenze sono andate avanti ancora per parecchi anni, purtroppo. Quindi nel 50 a un certo punto presero atto le autorità jugoslave che era inutile tenerlo mio papà come nemico del popolo senza nessuna accusa. E che cosa fecero? Si liberarono del problema. Ci presero a me, mia mamma, mio papà, come eravamo, mia mamma in combinè, in sottoveste, io in mutandina e mio papà vestito da carcerato, e ci portarono alla Rabugliese. La Rabugliese è la strada che segnava il confine fra la Jugoslavia e Trieste, attualmente è il confine europeo fra Italia e Slovenia, senza niente. Io sono andato a finire al Silos. Il Silos è un campo stavo per dire campo di concentramento. Non lo era, era un campo profughi, ma era quasi un campo di concentramento sotto certi punti di vista, perché era un immenso deposito di materiale vicino alla stazione di Trieste, dove le famiglie vivevano in dei box di 4 metri per 4, di compensato, alti 2 metri, con questo androne, quindi non c'era nessuna privacy. Niente, diviso con il filo solito con la coperta, cosa che avete sentito. Avevo 3 anni, sono andato a finire in questa realtà qui, con pochissimo cibo, nessun divertimento, nessun libro. A scuola ero guardato come un diverso, perché era un momento brutto per l'Italia e venivamo a portare ulteriore fame. Se vogliamo proprio dire le cose come stanno,
Lì sono stato 7 anni, signori. 7 anni, fino ai 10 anni. Nel 57 sono riuscito a unirmi a papà, di nuovo a mamma, e abbiamo cominciato a fare una famiglia insieme. È venuta la boom, tutti quanti si sono messi a posto e come tutti gli istriani ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo costruito qualche cosa. I miei genitori non ne volevano parlare, eh. Era una cosa, un argomento tabù. Erano silenziosi proprio. Io ero giovane, facevo altre cose, ho capito quello che era successo quando ho fatto i 50 anni. Quando ho fatto i 50 anni cominci a fare dei bilanci, cominci a pensare diversamente e lì ho capito quante sofferenze ha avuto questo popolo. Perché essere sradicati dal proprio territorio e trovarsi, per quanto fra gente che ti ha trattato bene, perché siamo state accolti mediamente bene, ma comunque hai lasciato tutte le tue cose lì e non te le dimenticheranno. Assolutamente. Claudio, davvero grazie per questo racconto, per questa testimonianza di cui avevamo bisogno, e anche i nostri telespettatori qui ringraziano, come Franca che ci scrive: certo che se non ci foste voi a raccontarcelo questo pezzo di storia sarebbe dimenticato e sepolto. C'è bisogno di raccontare, c'è bisogno di essere presenti sul pezzo sempre, non solo oggi 10 febbraio, giusto Giuseppe? Abbiamo un bel percorso da fare. Sì, direi di sì. È il nostro dovere, la storia ce lo impone e dobbiamo farlo. Io vorrei chiudere con voi facendo vedere l'ultima parte di quel mini film sulla via del ricordo, perché credo sia importante, e poi passo ovviamente ad altro, con la promessa di ritrovarci, giusto professoressa Donora Scienzi e anche Claudio Smareglia, quindi grazie per il vostro contributo. Grazie a voi. La ringrazio anch'io, sono qui disponibile. Grazie mille. Giuseppe, noi ci vediamo lunedì. Certo, lunedì mattina, grazie per questo momento a tutti. Grazie anche alla professoressa. Ve lo promettiamo. Certo che sì. Grazie anche alla professoressa Maria Ballarin. Vediamo sulla via di ricordo il numero 4, Simone, e poi cambiamo argomento. Dietro a queste vicende si consuma questa tragedia che noi chiamiamo l'esodo degli oltre 300.000 istriani, fiumani e dalmati. Durerà quasi 10 anni. Dal 1945 al 1952, 54, ecco, l'ultima coda dell'esodo in massa, che è causato da una politica di repressione. Gli italiani che si trovavano sotto la Jugoslavia si trovavano ad essere trattati da cittadini di serie B, C, cioè parlare italiano non era consigliabile. Si andava in piazza, uno tornava dal lavoro, dice: sai, non lavoro più, perché? E mi hanno licenziato. E perché? Ma perché sono italiano, perché mi hanno detto che non ho risposto bene a delle domande che mi ha fatto l'ufficiale. E gli toglie il lavoro, gli toglie il mezzo di sostentamento, gli toglie la dignità. E noi fummo presi come eravamo in una baracca dove abitavamo e ci portarono dove c'è il confine vecchio fra Italia e Jugoslavia e fummo lasciati lì senza nulla. Mia mamma in sottoveste, mio papà vestito da carcerato ancora, e poi abbiamo cominciato il percorso che hanno cominciato, che hanno vissuto tutti quanti gli esuli. Mio padre ha perso qualsiasi speranza di poter rimanere italiano. Si è preso mia mamma, mia nonna e noi quattro, eravamo quattro bambine, c'erano quattro figli allora. Io ero la più piccola, avevo pochi mesi. E hanno deciso di andare via. Andando via però sapevano perfettamente che avrebbero dovuto lasciare tutto. I beni nazionalizzati
degli esuli sono stati il pagamento dei danni di guerra alla Jugoslavia. E poi dopo, dove vanno gli istriani, fiumani e dalmati? Nei campi profughi, che erano ex campi di concentramento, quindi baracche, in quel caso, in legno, erano ex ospedali, ex caserme anche dismesse, ben 109 centri di raccolta profughi si chiamavano. Ed erano edifici senza riscaldamenti, e vitto alloggio era carente, condizioni igieniche precarie, c'erano il tifo, c'era ogni genere di malattia. Io sono andato a vivere a Trieste al Silos dal 1950 al 1957, 7 anni. Questi androni grandissimi, lunghi, alti, erano tutti quanti divisi in box di compensato, 4 metri per 5, e ogni box era diviso da un filo con una coperta in mezzo. Da una parte c'era la cosiddetta zona giorno, dove c'era il fornelletto, la mastella dell'acqua, perché non c'era l'acqua corrente, e dall'altra parte c'erano ammassati i lettri. Non è che eravamo liberi di fare quello che volevamo. Il Silos era un posto chiuso dove noi avevamo un tesserino particolare. Mi sentivo ghettizzato, non c'è dubbio. Ci vedevano un po' di malocchio. Noi eravamo profughi, senza niente. Le notizie arrivavano falsate, perché noi eravamo i fascisti che non volevano stare col comunismo di Tito. Queste erano le parole d'ordine che una controparte, me anche in Italia, raccontava sugli esuli. Perché è importante capire questo, perché se no non si capisce il giorno del ricordo, non si capisce perché per oltre 60 anni non è stata dedicata una pagina di storia nei testi scolastici. Agli istriani, fiumani e dalmati, una tragedia, alle foibe, alle deportazioni. Ogni popolo d'Italia ha la sua pagina di storia. Per gli istriani, fiumani e dalmati abbiamo dovuto attendere la legge del giorno del ricordo, nel 2004. E mio padre andava a prendere informazioni, andava in giro a cercare qualche straccio di lavoro, perché non c'era niente praticamente, non avevamo più niente. Poi dopo mio padre ha optato perché in tutte le regioni italiane hanno fatto un villaggio Giuliano Dalmati. Mio padre ha optato per Roma perché diceva per i figli ci sarebbe stata più possibilità di un futuro. I profughi si sono alla fine insediati ovunque nelle province italiane, prendendo lavoro, portando avanti. La cosa che però è mancata è che questa memoria che i profughi portavano con sé e che dovevano tenere nascosta, proprio perché c'era un'ostilità diffusa anche in Italia, finalmente con il giorno del ricordo questa memoria è diventata storia nazionale. Celebrare questa giornata significa rivivere una grande tragedia italiana, vissuta allo snodo del passaggio tra la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda. Un capitolo buio della storia nazionale e di quella internazionale che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente. Su questo argomento per molti anni si è taciuto. Credo sia stato fondamentale istituire un giorno del ricordo che fosse anche un elemento forte dal punto di vista istituzionale dello Stato, perché è una pagina importantissima della storia italiana che è stata tenuta nascosta, che è stata dimenticata, che è stata in qualche modo anche travisata nel corso degli anni, e quindi era necessario un recupero di questo problema di cui si doveva far carico lo Stato, come lo Stato si è fatto carico. Il che vuol dire che il giorno del ricordo non è divisivo, ma se correttamente condotto è un'occasione per ricordare quello che per molto tempo non si è voluto o potuto ricordare e delegittimare le letture ideologiche e faziose che ancora oggi noi vediamo. Fra poco non ci saranno più testimonianze dirette. È bene che si sappia che lì c'eravamo e non avevamo occupato niente, c'eravamo da secoli, secoli e secoli. Siamo mescolati.
tutti quanti quelli che sono di confine sono mescolati, ma la mia identità è di italiano ed eravamo orgogliosi di esserlo, tanto orgogliosi che pur di mantenere la nostra italianità siamo venuti anche via, perché altrimenti non si poteva fare.